se non aderivi al fascismo ti dovevi adattare a fare lavori umili, umili, umili. E i stipendi erano piccoli, erano pochi. Le necessità erano anche poche, perché nelle famiglie si viveva, non c'era single, allora c'era il padre, la madre, i nonni, perché gli anziani pensione non avevano. Allora chi aveva i genitori, diciamo capofamiglia, oltre a mantenere la famiglia, doveva preoccuparsi anche degli anziani. Eravamo fisicamente ragazzini, però eravamo già consapevoli, cioè vivevamo la vita della famiglia. Compiuto 14 anni, allora davano, facevano un libretto di lavoro. Se uno per caso avesse avuto il padre richiamato, lo facevano anche a 13 anni. Allora si andava a lavorare negli stabilimenti con i calzoncini corti, con le biglie in tasca e le figurine. Su una valigia col cronometro, quando c'era l'ora, si cominciava, poi quando si batteva si cessava, però poi dovevi portare fuori l'arnese. Io lavoravo, c'era il periodo che lavoravo con, dove ribattevano i chiodi. Perché lì a quei tempi lavorava tanto per la ferrovia e la ferrovia gradiva tutta roba anchiodata. Allora la saldatura era ai primordi. E allora si doveva scaldare i chiodi, poi veniva dai badutti. E poi quando si era finito tutto, aveva suonato il conso, cessava lì, dovevi portare via le gomme dell'aria, perché se no. Tanti te le tagliavano, non c'era il copertore perché l'unico mezzo di trasporto era la bicicletta. Difatti la bicicletta, noi l'abbiamo capito, in ladri di biciclette, il valore che aveva la bicicletta per l'uomo, perché senza mezzo di trasporto non potevi lavorare. Sì che c'era il tramvai, però il tramvai costava. E dovevi appunto, quando finito il lavoro, dopo l'ora del lavoro, dovevi mettere al sicuro le gomme, perché non te le portavano via. Era furto utile, furto di necessità. Inizialmente mi hanno messo quei saldatori. Allora si sperava che fosse l'attimo che andasse via per provare a provare l'arnese, diciamo. Invece no, quando andava via, perché i lavoratori erano gelosi del loro mestiere, pensavano che insegnando ai giovani il lavoro, gliel'avrebbero portato via. Allora si portavano via, per esempio, dal manometro la chiavetta, cioè la chiavetta, quello che regola la pressione. Cioè non erano molto benevoli nei nostri confronti. Io abitavo in Piazza delle Erbe, la Campanassa. Centro storico, lo chiamavano, i vecchi lo chiamavano il borgo della scienza, non so perché. Verso mezzogiorno, ormai c'era stato l'armistizio, dice, passavano gli apparecchi, non fa niente. Invece ha cominciato a votare, ha cominciato dall'Ilva, ha preso tutta Piazza delle Erbe, via Orefici, via Sguaria Anteriore. Qualche tempo prima era venuto l'inglese a bombardare, però gli inglesi avevano buttato i spezzoni, erano grossi così, somigliavano un po' come quelle matite bicolore, rossa e blu. Quando è cominciata la guerra, ricoveri non ce n'era. C'era lì, per esempio, dove il terreno era molle, facevano delle buche, una fossa come una fossa da morto. Poi mettevano due lamiere ondulate sopra, due pietre, erano ripari antischegge, però. Lì buttavano le bombe che facevano un raggio di 1 chilometro. Oltre alle bombe poi c'erano anche i sciacalli di sera. Sì che c'erano armi da fare la guardia alle macerie per dare la possibilità che poi durante il giorno andavi a scavare, a cercare di recuperare. E abbiamo perso tutto. Perciò appunto quando sono andato in Germania era andato nudo e crudo. Noi qui il primo sciopero l'abbiamo fatto. Se per sciopero si intende abbandonare il lavoro e
uscì dalla fabbrica, è stato il 26 luglio. Sento cantare le canzoni, mamma, sono tanto felice che tornerò. È finita la guerra, è finita la guerra, è caduto il Mussolini, è finita la guerra, è finita la guerra. E siamo andati a lavorare al mattino. Al mattino però Savona era già presidiata. E noi di là dell'Ilva avevamo che la portinaieria dove si entrava noi, c'era una portinaieria che era all'incirca dove c'era l'ingresso adesso per della rampa per andare alla fortezza, quando si era dato la caduta del fascismo, siamo usciti al mattino, siamo andati in piazza dove ha parlato l'avvocato Astengo, poi al pomeriggio siamo andati a lavorare, poi alla sera siamo usciti, allora si faceva dalle 8 a mezzogiorno, poi dall'1 alle 5. Per sfruttare il sole, le ore, la corrente, tutte le cose. E abbiamo avuto 7 ore che c'era ancora i militi, dove adesso c'era dove c'era i SIBI, in corso Vittorio Veneto. E allora siamo andati lì, appena siamo arrivati là, ci hanno preso a sventagliate di mitraglia, qualcheduno di noi ne abbiamo. Mezzi non ce n'erano, abbiamo portato i piedi all'ospedale su una scala, su una seggiola, su una carriola, su un'anta di porta. È stato il primo che ha cominciato, chiamiamolo l'inizio della tragedia. Nello stabilimento qualche ragazzo qualche mio, chiamiamolo collega, ragazzino che era con me, è andato nella Brigata Nera, perché lì ti davano l'ingaggio e poi avevi un mucchio di vantaggi. Invece la maggioranza non siamo andati con la Brigata Nera, poi siamo appena dopo l'8 settembre è nata la Resistenza. Prima del 25 aprile non è che gli adulti fossero tanto socievoli con noi, di tante cose non ci parlavano. Poi visto che il 25 luglio siamo stati con loro, allora ci hanno accolto, allora si lasciavano a certi discorsi, lasciavano anche sentirli. E lì quando ho detto tutto lì bisogna aiutare tutti, ogni Badoglio quando dice ogni azione di forza verrà contrapposta. Eh? Allora siamo messi d'accordo, domani mattina andiamo a prendere le armi, andiamo a vedere. Perché lì c'era la fortezza, c'era qui nel Cuve de Beude, come lo chiamano così. C'erano i pescherecci armati, che avevano antisbarca, erano pescherecci che avevano messo una mitraglia ancora di quella raffreddamento d'acqua dell'Ottocento. E poi c'era dove adesso c'è la pedana, il ponte, l'evatoio, alla torretta c'erano due MAS. Allora ogni rione aveva la sua banda, lì c'era la banda del pezzo d'erbe, c'erano dei magazzini, dei frigoriferi dove prima della guerra c'era il deposito delle banane, poi durante la guerra con le sanzioni, banane non ve ne ha più, allora quei frigori, quelle zone, quel posto refrigerato viene preso dall'assistenza militare, sussistenza militare. Allora diciamo, lì sono andati i ragazzini piccoli a prendere quello che c'è, e noi siamo andati nella fortezza, però abbiamo venuto appunto. Come era ridotto il nostro esercito? Aveva dei fucili che erano più lunghi di noi. Abbiamo trovato bomba a mano, tutte balilla, qualche sipe, qualche breda, ma era. E li abbiamo portate dove avrebbero, nei posti dove dovrebbero essere stati ricoveri. Gli anziani ci avevano detto: cercate di non state chiusi in casa subito dopo il 9 settembre, che i tedeschi devono vederci. Si devono vedere, perché allora non era ancora entrata in funzione la Repubblica di Salò, allora chi faceva tutto era i tedeschi. In 448 arrivano i tedeschi, bloccano dall'inizio, diciamo, al confine tra via Pietro Giuri e piazza dell'ospedale, e il Nautico, ci vigilano tutti, e a Manoro trovano la pistola in tasca. Allora lo prendono, lo portano via,
Poi alle domani vado da sua sorella, chiedo, dice, ma non ti chiamate con la madre a casa, che loro liberano. Sì, l'ha liberato, l'ha portato verso il maschio, l'ha sparato, l'ha lasciato lì. E quello è stato, Savona è stato il primo morto. Cioè, è cominciata la resistenza armata. Ormai non si rideva più. Prima magari anche noi ragazzini, perché quando appena sono entrato nell'IVA io, a quell'ingresso, alla portineria lì vicino c'era l'officina di Trucchetto e aveva anche tanti ragazzi. Si può dire che quando si usciva, inizialmente, sembrava che fossero a scuola, non so bene, perché uscivano tutti i bambini con i calzoncini corti. Perciò però si intende uscire, abbandonare il posto di lavoro. Invece noi, quei giorni lì, facevamo quelli che avevano fatto i nostri nonni al fine della guerra. Avevano occupato gli stabilimenti. Mentre i nostri nonni avevano le armi, a noi c'era proibito di usare armi, portare o usare armi. E mio padre mi dice, fai come ti sembra giusto fare, però sappi che io non ti posso fare niente, che avevo due fratelli piccoli. Che poi la sorella di 5 anni morirà con le bombe di pipetto del 44. Allora, gli scioperi noi li facevamo sempre da quel periodo lì, dal 25 luglio avanti, alle 10 di mattina, che alle 10 di mattina in tutta Italia suonavano le sirene, era la prova allarme. Allora, alle 10 suonano. Si cessa il lavoro e poi si fanno i gruppetti, si parla di qui, si parla di là. A un certo punto arriva i tedeschi, poi li prendete il lavoro, no? Noi eravamo come Puccini vicini ai nostri maestri, infatti mi hanno preso insieme ai miei maestri. Allora ho cominciato a prendere così a caso, giovani, giovani e anziani. Quello sciopero lì è stato anche d'aiuto ai partigiani, perché non è che fosse, c'era anche il popolo che era contro il fascismo. È bello quando si arriva all'Italia tutto illuminato, tutti avevano qualcuno che aspettasse. Noi da lì non c'era nessuno. Sono andato 15 giorni a casa, poi ho ripreso il lavoro, poi comincia la politica, si comincia un po', si credeva, si voleva cambiare il mondo, si voleva Questo aveva visto tanto male, si sperava un po' di bene, si voleva cambiare, invece purtroppo poi dopo un po' che si lavorava si è cominciato a sentire la parola licenziamenti, licenziato i doppioni, poi c'era padre e figlio licenziavano l'altro, o due fratelli licenziavano l'altro, poi quando mi hanno licenziato io, lui uno degli ultimi, che non aveva famiglia, cioè i celibi. Però nei celibi c'erano anche persone di 60 anni, persone che lavoravano e vivevano di lavoro, perché a me mi sembra strano, ma all'epoca gli uomini forse volevano più bene al lavoro che alla moglie, erano attaccati e hanno campato poco, sono morti dalla disperazione, togliendoci il lavoro li toglievi tutto, non è solo l'Ilva. C'è stata licenziamento alla Servettaz, alla Scarpa Magnano, il licenziamento ha colpito un po' tutta la città. Noi abbiamo dato il massimo, quando c'erano le bombe facevamo le ronde. Abbiamo cercato di fare il possibile. Non siamo stati, Savona come tante altre città non è stata lì con le mani in mano a aspettare la mano, si è data sempre da fare, è sempre stata partecipe, però purtroppo.